E con fierezza che abbiamo annunciato ai cittadini, devo dire anche al paese, visto che il tema è nazionale, che Napoli ha rispettato il patto di stabilità, ha rispettato la legge, ha rispettato le norme, anche in un momento di crisi economica. Ricordiamo che Napoli è la città d'Italia che ha subito i maggiori tagli, soprattutto al governo Berlusconi, complessivamente anche con l'ultima manovra del governo Monti, 350 milioni di euro di tagli orizzontali e secchi, ma abbiamo rispettato il patto di stabilità, contrariamente ad altre città. Questo è frutto delle manovre di rigore che abbiamo messo in atto, i tagli agli sprechi, la riduzione delle società partecipate, il quasi azzeramento degli incarichi esterni, un grande lavoro che oggi ci porta a dire che rientriamo nella norma. Questo ci ha consentito anche di recuperare somme, quindi è un passaggio che reputo assolutamente significativo. Legalità, trasparenza, buon andamento, efficienza. Lo voglio dire anche oggi che qualcuno, non volendo capire o non capendo, ha insinuato che dietro ad alcune sostituzioni ci possa stare chi lo sa quale lato oscuro. Non c'è nessun lato oscuro, il fatto è che noi siamo una squadra, noi non ragioniamo in termini di poltrone, ragioniamo in termini di servizi, di efficienza e di qualità di quello che produciamo. Allora, se una persona oggi ha fatto un buon lavoro, domani noi lavoriamo affinché quel lavoro da buono diventi ottimo e sull'etica e la trasparenza, francamente, non accettiamo lezioni da nessuno perché ci abbiamo messo la faccia in campagna elettorale e siamo stati eletti per questo. Sono le storie personali di chi ha contrastato sempre l'illegalità a essere il faro. Qualcuno ancora non si è abituato che noi non siamo più come il passato, che si difendono le poltrone. La squadra significa intercambiabilità di ruoli, significa formare con i giovani una nuova classe dirigente, significa che quando formi una classe dirigente puoi fare errori, puoi sbagliare, alcune cose possono andare meglio, altre peggio, altre saranno ottime, altre si vedrà. Questa è la nuova classe dirigente. Prima si cambiavano le poltrone, allora anche questi giudizi sulle poltrone li trovi un po' di vecchia politica. Valutiamo che cosa è per esempio Napoli sui rifiuti. Non ha più rifiuti da quando governiamo e ogni giorno va sempre meglio. Andrà benissimo quando vedremo lo spazzamento che andrà a regime. Per raggiungere questi obiettivi puntiamo sempre sul meglio. Puntiamo su persone, donne e uomini, che hanno nella trasparenza, nell'etica, nella correttezza, nella lotta all'illegalità, alla camorra, nella storia personale. Devo dire oggi anche per l'amore per questa città. Oggi sto vedendo che l'amore per Napoli è un punto dirimente nella scelta e quindi puntiamo su persone che questa città l'hanno nel sangue e nelle vene, che ci vogliono far passare dal buono all'ottimo. Quindi io sono contento di quello che si sta facendo, dobbiamo fare sempre di più gruppo e sempre di più essere fieri di portare avanti un progetto rivoluzionario che in quanto tale produce retture, costruisce e deve anche un po' far cambiare i canoni di interpretazione generale di come devono essere giudicate le cose. Si giudichino i risultati, non le persone.